Ciao a tutti, state guardando GeForce Garage. Oggi andremo a vedere come personalizzare il nostro PC e ci è venuto a trovare uno specialista del settore, in questo caso Franco. Ciao a tutti. Cosa andremo a vedere oggi, Franco? Oggi andremo a vedere la personalizzazione di un case attraverso l'aerografia, che è una tecnica pittorica che utilizza l'aerografo come strumento. Come hai iniziato, Franco? Ho sempre avuto la passione per il disegno e sono passato dalle grafiche dei siti internet alle grafiche dei computer o comunque di qualsiasi altro oggetto. E hai trovato nei case la tela perfetta per i tuoi lavori? Sì, perfetta perché l'acciaio e l'alluminio sono i materiali migliori su cui aerografare. Andiamo a vedere come fare. Questo è il case che andremo a personalizzare. Come procediamo? Allora, procediamo levigando le parti di ferro con una leggera carta vetro. Tutte le parti su cui andremo a verniciare verranno levigate. Quelle che non andremo a verniciare verranno mascherate. Perfetto. Successivamente, attraverso delle mascherature e degli stencil, andremo a utilizzare l'aerografo e a creare la vera e propria aerografia. Ok. Finito così? No, alla fine, quando avremo l'aerografia conclusa, bisognerà dare un trasparente bicomponente che crea uno strato protettivo all'aerografia e durerà di più. Non vedo l'ora di vedere il capolavoro completato, quindi mettiamoci all'opera. Ci sono. Abbiamo preparato il tutto, protetto le parti più delicate e carteggiato l'esterno. Sì, abbiamo carteggiato con una grana molto fine per aumentare la porosità del metallo e permettere una migliore aderenza della vernice. Possiamo passare ad applicare gli stencil che hai preparato tu. Sì, li ho preparati io, anzi no, mi sono fatto aiutare dal mio plotter da taglio, però a casa si possono tranquillamente ricreare con un po' di pazienza, anzi molta pazienza e un taglierino. Va bene, andiamo a disegnare. Abbiamo applicato gli stencil e abbiamo rimosso la parte in cui inizieremo a lavorare. E adesso via col colore. La nostra opera d'arte è praticamente finita. Bellissima, mancano gli ultimi tocchi finali. Sì, mancano le ultime maschere per completare la grafica, poi dovremo aspettare che asciughi completamente. Fantastico, però dobbiamo aspettare 24 ore prima di poterlo toccare. Sì, è meglio aspettare che si asciughi completamente la vernice in profondità e poi andremo ad applicarli o un trasparente in bomboletta o un trasparente più professionale in carrozzeria. Franco, lavoro eccezionale, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a voi. Ragazzi, noi ci vediamo per la prossima puntata di GeForce Garage, non mancate.